Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Mortal Phoenix Rising. Come avevo detto nello scorso episodio, andiamo a fare la costellazione con le palle. Oh, ma ci attaccano, che cosa carina. Adesso andiamo a fare un po' di cose varie. Aspetta un attimo, ma no, vediamo se la prendiamo la testa e facciamo danno. Esplosione proprio, però mi diverto, facciamo così che è meglio. Così che è meglio, vai, muori, che è ora che ti togli delle palle. Oh, ma c'è tanta gente qui. Ma perché a me mi vogliono così tanto bene? Chiedo, lo riuscirò, vediamo se funziona il 3. Sì, funzionato. Madonna, che cosa gradevole che ho fatto. Questa abilità è una figata. Mi scusi, sa, ho sbagliato stanza. Era di qua. Dove cazzo è che mi hai aperto? Ah, di qua, scusate. Accidenti, vai, sali, date, apri. Oh, questa abilità da 3 è una figata senza fine. Adesso andiamo un attimo a ammassare questi che ci hanno già rotto i maroni. Insomma, non si fa, quindi io sto parlando. Eccoci qua. Oh, prendi le botte, va, che è meglio. Ok, prendo tante botte, adesso ci rivediamo. No, no, aspetta un attimo, prendi te la botta qui. Ce l'ho già preso tante io passato. No, non ci provare proprio, facciamo così, tanti sono. Oh, bella botta, facciamo così che ci aumenti. E ti sei stordito. Adesso le botte che prenderai saranno da Urbi d'Oggi. Doppio kill. Ah, l'ho fatto veramente un doppio kill. Sono stato bravo, faccio completamente da solo. Allora, vediamo un pochino. Questa una è aperta, però la palla è chiusa, ovviamente. Fatemi vedere qua di cosa c'è. Qualcosa da aprire. Quindi un altro arcano, un mistero. Che sia questo, che non me l'ha segnato. Quindi in teoria sono a posto, non devo farci più niente, vero? Sì, perché sono tutti aperti. Quindi secondo me a naso io sono a posto. Là ce n'è un'altra, però io volevo risolvere questo caro mistero qui della palla sconsolata. Allora, vediamo un pochettino, ma che è meglio. Cosa ci sarà mai qui dentro per riuscire ad aprirlo? Andiamo un po'. Magari lo riesco a capire senza dover fare chissà cosa. Ci deve essere qualcosa che mi sfugge. Come aprire questa? Allora, io adesso dovrei fare gli altri intanto. Poi quando vi viene l'illuminazione facciamo anche il resto. Scusi, può salire? Grazie, molto gentile. Anche qua, grazie, molto gentile. Ok, qui ci vuole un gran peso. Dove trovo il gran peso? Qui c'è quello leggero. Intanto ci mettiamo questo. Facciamo così. No, aspetta un attimo, ma facciamo così. Poi facciamo così. E dove avevo risolto? Allora, mi serve... Oh, ma lì c'è dell'acqua. Ma c'era anche prima l'acqua, sono così incognito che non l'avevo vista? Evidentemente sì, perché non si può essere così. Vabbè, non importa, andiamo giù. Ok, adesso è tutto più semplice, più chiaro, dove si deve andare. Ho detto io che mi sarebbe arrivata l'illuminazione. L'illuminazione... chi di qua. Ce l'abbiamo fatta, dai. Eccoci qua. Andiamo un po'. E qui accendiamo. Allora, io ho visto... sì, scusate. Ho visto, a parte la palla qui, ma che c'era da accendere un qualcosa lassù, giusto? Ok, da qui domanda assurda, ipotetica, ci posso arrivare? Chiedo, perché sarebbe bello poterlo fare e non l'ho fatto. Quindi se io mi mettessi invece così, in teoria ce la faccio. Sì, ce la faccio. Ma certo che chiedo delle cose astruse, accidenti a loro. Andiamo a prendere la prima palla, ma che è meglio. Eccoci qua, prima palla. La stiamo portando. E siamo a posto. Lì, appeso a un albero, Fenix ammirò il vello d'oro. Oh. Lo stesso vello che Giasone dovette sottrarre a un re mortale. Interessante questo, il vello d'oro. Ma... quella palla perché era lì in acqua, mi chiedo? Era quella che ho liberato adesso? Probabilmente sì, dai. Cioè, che senso avrebbe? Qui non dovrebbe esserci più niente, in teoria. Esatto. Lui è crollata giù ed è finita lì, va bene. Quindi mi serve un'altra palla. Adesso andiamo di qua.
perché tanto sicuramente qui c'è qualcosa. Esatto. E lì ci sono i funghi. Io andrei un attimo dei funghi perché li abbiamo finiti. Non so che c'è una palla, ma qui c'è anche tant'altra roba. E la prenderei volentieri. Qui facciamo come al solito così. Aia. Allora, cosa devo fare per risolvere il mistero? Niente di particolare, insomma, niente di così astruso. Prendiamo questo e dando saluti, no? Cioè, non mi sembrava così difficile, però sapete, a volte, eccolo qua, andiamo pure. Mi sono mezzo massacrato, però ce l'abbiamo fatta, questo è mezzo ubriaca, ovviamente. E siamo qui, adesso facciamo l'ultima, siamo a porta. Allora abbiamo fatto in fretta questa qui. Di solito sono lunghe ammassate. Eccoci qua. E va qui. E l'ultima è questa. Qui si vola, si sale, cioè. Ci sarà motivo, no? Oh, dove ho visto la palla? Dove ho visto la palla? Quindi mi vuoi far capire o intendere o presumere che io debba andare qui sopra? Ne dubito, però adesso qua ci siamo. Andiamo qua. Guarda qui cosa ci vuoi che dobbiamo mai fare? A parte che c'è un orso. Però non mi sembra che ci sia niente da fare. Quindi posso andarmene? Io penso che mi posso andare. Allora, la palla è lì. E fin qua mi sta bene. Però non ho capito come fare per aprire il tutto. Non è chiarissimo, eh. Qui non c'è niente. Qui okay, c'è la palla. Oh, forse ho capito. Forse, cioè, dico forse, grosso come una casa, però lo dico. Andiamo così. Vediamo un po'. Io dico forse, perché non so cos'altro dire. Accidenti. Vai così. Ok. Brava. Dammi là di là per piacere. Dammi di qua. Ok. E se sbagliamo il percorso, l'avevo pulito. Cioè, è un flipper in pratica. Ok, questo l'abbiamo risolto. Il problema è come lo apro sto coso. Vabbè, faccio un giro, vi faccio sapere. Ah no, faccio un giro il cazzo, perché abbiamo già risolto. Ok, ce l'abbiamo fatto giornata come scena. Sono contento di aver fatto così in fretta che non avete l'idea. Ok, proprio volata, eh. E ne manca uno, ovviamente. Allora, io ho sbagliato qualcosa. Perché io sono un pirla, e lo so che sono pirla, cioè, non è che è una novità, insomma, dite, oh, ma c'è una novità, no, è proprio risaputo. Ecco qua. E questo va qua. E questo va qua. Ecco. A posto. Presa. E sono più in faccia. Figuriamoci. No, sì, mamma, c'è dei bernoccoli grossi come delle corna. Ok, sentiamo quello che dice la costellazione. Medea promise di aiutare Giasone in cambio della sua mano. Così, quando lui trovò il serpente che proteggeva il vello d'oro, usò una delle pozioni di Medea per farlo addormentare. E poi lui la tradì, spezzandole il cuore. Non trovo la costellazione, quella che di solito ci parla dicendoci qualcosa. Strano. Il muro, avete presente? Mi sembra strano. Sono io che non lo vedo? Probabilmente sì. Di solito è sempre attaccato. È un posto sempre vicino, però non c'è niente. Va bene, io dove vado adesso? Dove andiamo adesso? Io mi teletrasporterei qua per andare a fare la cripta e ci vediamo fra poco. Eccomi qua, mi sono teletrasportato, così vi togliato il caricamento, anche se non era tanto lungo. Andiamo al Tartaro. Oh, santa miserica. Oh, salve, qui c'è della roba da prendere. Non trovo più i blu, è incredibile. Quanti ne ho per 16? Oddio, l'ho usata, porca miseria. Non c'è modo di vederli senza usare una pozione, porca vacca. Vabbè, andiamo. 100.000. Oh,
Che bel combattimento che si preannuncia qua. Scusate un attimo, devo fare ragazzi il solito pazienza, però devo assolutamente farli. Ecco, perché sennò... ma fa culo. Ma allora? Ma che cazzo, le fate tutte, eh? Oh, insomma, mi sono fatto prendere un panico, ho fatto caccate senza fine. Perfetto, questo è il modo più veloce per batterlo. Così siamo a posto. Ah, oh, data. Oh, cominciano ad essere belli tosti, eh? Tra poco devo usare solo l'ascia se continua così. Che non ha potenza, no, per carità, eh. Però insomma. Vai, vai, morici. Ok, andata. C'è nessun altro? Sì, lui. Ah, oh, mamma mia! Accidenti! Eccoci qua. Siamo a posto. Con l'ascia potenziata al massimo, dopo dovremo avere meno problemi. Dopo provo a cambiare anche armatura, a mettere quella che mi fa tanto più danno. E siamo a posto. Allora, cosa devo fare? Cosa devo fare? È da due, quindi non dovrebbe essere tanto difficile, però vediamo un po' che succede. Ovviamente. Allora, questo io lo risolverei. Vediamo come, eh. Vediamo come. Questo da piuma e questo da grosso. Quindi in teoria, a livello teorico, la piuma la metto così. Aia, aspetta, troppo avanti. Il grosso lo metto così. A livello teorico, però non ne sono sicuro, perché potrebbe anche essere... E infatti... Potrebbe anche essere diverso. Se io facessi così, morirei e basta. Però questo non dovrebbe essere influenzato da quello. Sto ancora pensando a come poter fare. Perché deve esserci un modo semplice. La statua viene distrutta. È un bel dilemma. Allora, quello lì così non è un problema. Tanto va qua e siamo tutti a posto. Il problema è che io non posso... Vediamo. No. Non posso impedire a questo raggio di essere come deve. Allora, aspettate. No. Non ci siamo. Oddio. Ho fatto una bella merdata. Vabbè. Allora, se io facessi così. Si fa dire una mossa, eh. Non mi puoi far stare un'ora così. Allora, così. E facessi, ok, così, qui sarebbe così, senza troppi eccessivi problemi. Cazzo, sto tutto. Dovrei in qualche modo fare meno. Ma andate a fanculo, ce n'era uno qua. Mi sono crucciato per niente. Che cavolo. Ma allora è facilissimo, mettiamo uno qua. Mi sembrava stava che mi mancasse un pezzo. Ho detto, magari sono io che sono incoglionito. Ok, l'ho preso questo, vero? Ma era una caccata senza fine. Solo che non l'avevo visto. Perfetto. Scusate, ma uno arriva alla mia età, dopo diventa incoglionito. Quindi andiamo pure avanti. Checkpoint. E di nuovo queste cose qua, che non le posso prendere da lì. Perché se li togliessi mi toglierebbe il coso. Ok, va bene. Quindi dovremmo essere da queste parti. Ci dovrebbe essere qualcosa che mi faccia capire che sono pirla. No, allora, allora, fatemi capire bene. Perché io voglio capire bene. Se no, che cazzo gioco a fare? Allora, qui c'è qualcosa, però non so come attivarlo. E così non si attiva. Ah, si attiva con questo, ok.
Vediamo un po'. Perfetto. Allora, io adesso posso fare semplicemente così. E così. E siamo a posto. Il problema è salire. Che non dovrebbe essere neanche un problema, perché possiamo andare da lì. Ok. Forse ho capito, eh. Dico forse perché lascio sempre spazio alla pillaggine. Allora, andiamo così. Così. Poi sotto c'è qualcosa, ma poi vedremo. E facciamo così. Dovremmo essere a posto. Poi tiriamo tutto. Vai. Porca miseria, momenti cadevo. E siamo a posto. Non avevo proprio visto il buco, ma meno male che ce l'ho fatta. E siamo a posto. E in teoria, e questo è arrivato fino a qua. Poi cerchiamo di mandarlo un po' più avanti, sperando che non mi cada. Grazie. Facciamo così. E facciamo così. È stato un bel po' un casino, però ce l'abbiamo fatta. Adesso questo lo possiamo fare così. Ok, voglio vedere un attimo se vado qua che succede. Niente, semplicemente quello. Quello lo possiamo fare tranquillamente con la nostra statua, ma non è un problema. Vorrei vedere qua il problema. Allora, se noi facessimo così, il problema non dovrebbe sussistere proprio. Così a naso, eh. Però dopo sapete, e io facessi così, chi se ne frega. No, aspetta un attimo, l'ho preso proprio in extremis. È andato giù. Che miseria. È facile e l'ho reso difficile io. Ok. Perfettico. Appunto lo metto così, va fa culo. Siccome è facile. Eccoci qua. Allora, questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua e abbiamo risolto tutti i problemi. Perfettico. Vai. Vai così. Così e siamo a posto. Poi saltiamo qua, saltiamo qua. Facciamo così e vediamo che succede. E siamo a posto. Checkpoint. Allora ragazzi, ho guardato qua. C'è effettivamente qualcosa che non ricordo se ci sono andato. Là sì, ma qua non mi ricordo. Quindi andiamoci un attimo. Fatemi vedere che cavolo succede se vado qua. E faccio così. Non succede niente. Oh, cazzo, mi sono preso un colpo. Cavoli. Ho detto non succede niente e invece è successo qualcosa. Bene, meglio così. Così andiamo a prendere il tesoro nascosto. Tesoro perduto. Eccolo qua. Dopo, bravissima. Oh, 40, bene, 45 dell'altro. Allora, vediamo se riesco, perché non lo so. Cioè, che poi ce l'abbiamo, non dovrebbe essere un problema, Perfetto. Ecco qua. Allora, come risolvo questo problema? Non l'ho capito un cazzo, se devo essere sincero. Cosa ho sbloccato qua? Che senso ha tutto ciò? Soprattutto qua. Io non posso più prenderli, vero, queste cose? Quelli no, però magari se attivo questi qualcosa succede, no? Cosa dite voi? Ok. Che cavolo. Allora, questo qua lo mando là. Questo qua lo mando là. E siamo tutti a posto. C'è proprio una persona che mi sono preso un colpo. Allora, vediamo un po'. Vediamo, facciamo così. Perfettico. Scusate, ho fatto una mina come al solito di merda. Vediamo un po' e siamo così e siamo a posto. Ovviamente ho fatto una cacata. Ma ne ho fatto una di tonnellate di cacata. Sono stato proprio bravo, Porca miseria. Vabbè, prendiamo la pozione, chi se ne frega, insomma. Allora, ricominciamo da capo.
questo facciamo così, questo facciamo così e questo facciamo così. Sono tutti e due lì. Poi io adesso, in teoria, posso andare di qua. Chi mi impedisce di spezzarmi le cosce? Nessuno. Così. Eccoci qua. Ed eccoci qua. E questo l'abbiamo risolto. Questo come lo risolviamo? Il problema che non sembrerebbe da poco. Però vedo che c'è qualcosa qui. Quindi qualcosa si farà, no? Sì, si torna indietro. Come la risolvo? Ci deve essere qualcosa che mi è sfuggito prima. Queste più di due non me le fa. Ok, va bene. Qua. Sto pensando, scusate, lo so che sono una palla, avete tanto ragione. Ok, questo se io lo tolgo che succede? Mi toglie questo, quindi è fuori discussione che io tolga uno di questi. Ops, scusate. Al massimo posso togliere questo e mettere la statua. Io direi, cosa dite voi? Il problema è questo. Io faccio così. Cosa succederà se io faccio la cacata del secolo? Ok, incrociamo le dita e vediamo che succede. E ci salutiamo, eh? Ok, mi hai dato il checkpoint e mi hai dato uno di più. Però il problema rimane. Nel senso che, oh porca miseria, è vero che non posso saltare. Nel senso che, no, aspetta un attimo. Ma allora, insomma, come essere pirla più possibile delle volte. Dicevo, il problema rimane perché, eccoci qua. Io posso mettere la statua? Sì, in teoria sì. Che problema rimane? Ho risolto tutti i problemi io. E sono a posto. Oh, scusate, ha fatto più lunga di quello che sembrava. Però adesso dobbiamo prendere lo scrigno segreto. Vediamoci una pozione, va. E vediamo come fare. Lo scrigno segreto. L'abbiamo preso. Lo che cazzo dico? Non lasciarci confuso. Ok, abbiamo finito. Bene, dai. Siamo a posto. E anche questa è andata. Bene ragazzi, quindi direi che ci possiamo anche fermare qua, tanto forse bisogna cercare di andare un altro po' avanti, ma siamo a 4, ne mancano 4 e abbiamo finito. Quindi ragazzi, come al solito vi invito, lascia un like, un commento se vi piace la serie, di farmi sapere cosa ne pensate, e poi adesso vi saluto la Siva, ciao ciao!